No, sono andato a vedere le misure di come ho fatto gli altri mani di violoncello. Perché... Allora... Questo al lavoro finito viene 30. E qui al lavoro finito viene 30... 34. No, non c'è una regola, no, non ci sono regole precise, se no allora è troppo facile. Le regole precise, le regole precise le danno le scuole, quelle che vogliono rispettare dentro. No, no, niente regole. Allora, intanto secondo me tu sai e non fare con questa faccia, secondo me nell'universo c'è un'armonia, no? È la ricerca dell'essere umano, è quella proprio della ricerca dell'armonia dell'universo. Allora, se te hai uno strumento massiccio, massiccio come forme, come modello, tu puoi fare un manico che fa uno stecchino che viene su, capito? E non, tu perdi l'armonia. Lo stesso vale, se te c'è uno strumento fine, esile, come può essere un galliano, per esempio, cose di questo tipo. La montagnana va bene, ma se tu c'hai un galliano, tu non puoi fare un manicone, cioè, se no è più grosso il manico, capito? Poi c'è, allora, questa è la questione per quanto riguarda le, sì, per quanto riguarda le cose, come si dice, le misure che tu fai di norma. Poi c'è la mano che lui lo suona, tutte sono uguali le mani, c'è quello che ha la mano grossa, quello che ha la mano piccina, quello compra una ragazza che ha la manina piccina, e che tu gli fai? Un manicone grosso a questa maniera? Ora mi fa male, questa volta devo staccare la telecamera perché si inonda il web di bestemmie, perché questa lima la fa un male, cioè non è come il taglierino e il coltello che ti hanno affilato, capito? Che tu non te ne accorgi, tu te ne accorgi quando tu cominci a vedere le macchie di qua e di là. Questa come tutta, quanti di buono la ti fa una... lascia fare, va. Ma mi sa che la pelle a ripensarci al male o sentivo. Allora, ti dicevo, calcolando che questa tastiera ancora è tutta da fare completamente, quindi qui va giù sì un paio di millimetri buoni, io a questo punto qui sono a 30, anche 29, anche 29. Qui, no, la misura la va presa dove la curva finisce, se tu la metti qui le 6, no, dicevo, quando tu guardi la curva qui, quando la smette di scendere e comincia a risalire, e te tu devi andare qui punto lì, se tu vieni qui è chiaro che... Se tu lo fai troppo fine qui, dopo fino a tutti le corde si stronca. E poi anche qui, non è che tu la puoi fare, diciamo fare, se no si viene a fare così. Cioè qui non deve essere una sella, deve essere una cosa che va a restringere, un'ellisse, capito? Se te metti una curva qui, deve essere un'ellisse. No, è che Dio, scusa, ho sbagliato. Deve essere una parabola. Ho sbagliato. Vedi. Se ti scappa la lima, prova, preferirei pigliarla nel riprese. Io dico qui e l'ho agganciato per parare. No, no, preferisco pigliarla nella mano, Mi nascondo la fascia. Ma scherzi, è vero. No, non porto una sega, la mano la mi riservisce. Thank you.
siamo a cavallo, sono anche la rima, sono preso, ho scritto anche la canzone. Ora tu me la musichi per io, mi raccomando. E la si fa, la canzone che si fa, la sigla della trasmissione radio, della prima trasmissione di Antenna Libera Toscana. Ci ho pensato al titolo della trasmissione, ora devo sentire anche l'Apo perché l'avevo fatta insieme a lui. Avevo pensato, perché a me purtroppo il poverotto non è morto, si chiama il signor Henderson, e dicevo, mi è garbato nel film Matrix, perché io lo sai, io fossi sempre il tifo per Smith, no? Cioè, certo, chiaro. A Guerre Stellari faccio il tifo per Yoda, ma anche per Lord Vader, è chiaro, no? A Matrix, cioè, è impossibile fare il tifo per Neo, è antipatico, l'ha tutti, voglio dire, Smith è troppo forte. Quando gli va, lo mette dentro a quell'ufficio, no, che gli svorticciola la cartellina, che gli legge, gli fa, che cosa dice, e Neo lo guarda e gli fa, questa è la risposta, la faccia impassibile di Smith e gli fa, male signor Henderson. Ecco, quel male signor Henderson a me mi fa schiantare. Vado ad essere dato la latrina, andiamoci a mangiare, vai. La pappa le cotta, la pappa le cotta, la pappa le cotta, le cotta, le cotta.